Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Stavolta voglio farvi vedere come realizzare un gioiello perfetto per Pasqua, e cioè una collana con un ovetto di pasta polimerica che richiama il cioccolato e che è tutto decorato e valorizzato da punti luce. Questo video è in collaborazione con una bravissima creativa, Selena, del canale Sweet Life DIY by Selena, che fa tantissimi video di fai da te, veramente belli, pratici e spiegati benissimo, e che per questa collaborazione ha creato delle uova di Pasqua con sorpresa fai da te utilizzando del riso soffiato. Vi lascio tutti i link nell'info box ed una piccola sorpresa a fine video. Per fare invece il ciondolo a forma di ovetto ci serviranno della pasta polimerica, e questo è Cernit marrone unita a una piccola parte di Premo caramello, dei dotter, colori acrilici, in questo caso fucsia, bianco e giallo, colla vinilica, chiodini dalla testa piatta, coppettine copriperla, strass per la nail art di colore giallo e di varie misure, e le solite pinze che si usano per lavori di bigiotteria fai da te. Prima di tutto diamo alla pasta polimerica una forma tonda e poi incominciamo a schiacciare la punta come se facessimo un ovale, ma solo da un lato. Poi, partendo dalla base, inseriamo al suo interno, nella parte centrale, un chiodino dalla testa piatta. È già il momento di infornare, basiamoci sempre sulle istruzioni riportate sulla confezione della nostra pasta polimerica. Una volta che il nostro ovetto è cotto, incominciamo a preparare i colori acrilici. E bagniamo la punta del dotter e riportiamo il pallino sul nostro ovetto e creiamo così dei piccoli fiori, quindi facciamo 5 pallini per ogni fiore. Ogni volta che finiamo un fiore, puliamo la punta del dotter con un po' di cotone umido e incominciamo a fare l'altro. Con le varie punte dei dotter faremo così in modo veramente facile fiori di diversa misura. Ricopriamo tutta la superficie dell'ovetto facendolo appunto pieno di fiorellini e alla fine il nostro ovetto risulterà così. Lasciamo asciugare bene il colore acrilico e dopo lucidiamo la creazione con l'apposito lucido per pasta polimerica. Una volta che anche il lucido si è asciugato, facciamo dei piccoli puntini di colla vinilica all'interno di ogni fiore, sui quali immediatamente incolliamo gli strass per la nail art, uno per ogni fiore. Abbiamo così ottenuto un ovetto di Pasqua gioiello, pieno di fiori e di colori. Dato che dobbiamo inserire le coppettine copriperla, dove ci sono i fiori non conviene mai mettere lo strass, nella parte in cui appunto si appoggerà la coppettina. Per cui alcuni fiori possono anche rimanere senza strass. Togliamo via il chiodino con delicatezza e inseriamo la coppettina copriperla in basso e di nuovo l'ovetto. Mettiamo anche la coppettina al di sopra dell'ovetto, poi tagliamo via l'eccesso del chiodino. Facciamo una piega e arrotoliamo il chiodino che resta facendo un piccolo occhiello. Ma all'ovetto voglio abbinare anche una collanina, per questo ci serviranno una catenella molto sottile, delle perline che richiamano i colori che troviamo sull'ovetto, anellini di congiunzione, chiodini dalla testa piatta, un piccolo ciondolo a forma di fiore e la chiusura per la collanina. A questo punto prendiamo una perlina, la inseriamo in un chiodino dalla testa piatta e facciamo un occhiello. Capovolgiamo il tutto, tagliamo via l'eccesso del chiodino. Facciamo una piega e poi l'occhiello. Ripetiamo queste operazioni per tutte le perline e leghiamo queste maglie tra di loro con gli anellini di congiunzione. Uniamo tra di loro questi due blocchi di perline con un piccolo pezzo di catenella, così. Dopodiché, da un lato di un blocchetto mettiamo un anellino, la catenella, un altro anellino e la chiusura. Dall'altro lato invece sempre un anellino, la catenella ed un altro anellino. Si ottiene così in modo facile una collanina perfetta per il nostro ovetto gioiello e non ci resta che attaccare il ciondolo con un anellino di congiunzione. E dall'anellino attaccherò un altro anellino con il ciondolo a forma di fiore, giusto per dare al nostro gioiello un tocco in più. Ed ecco qui che con un po' di fantasia abbiamo creato in modo veramente facile un gioiello perfetto da indossare a Pasqua e nei periodi appunto che precedono la Pasqua.
Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, che vi sia piaciuta questa creazione. Vi ricordo di andare a vedere il video in collaborazione con Selena e vi lascio qui appunto una piccola sorpresa con dei video che ho scelto dal canale di Selena con dei link diretti perché mi piacevano particolarmente. Non mi resta che augurarvi buon proseguimento ed anche buona creazione per chi rifarà il ciondolo. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto. Ciao!